Il mese di marzo occupava in origine l'angolo sud-est della stanza. Ma a causa di un incendio che ha distrutto la scala chiocciola in legno, è andato perduto. Il ciclo prosegue quindi sulla parete meridionale con i mesi di aprile, maggio e giugno. Così, alla prolungata esposizione al sole della parete corrisponde la rappresentazione dei mesi primaverili, in cui l'astro si presenta già vigoroso. Aprile risulta una delle scene più articolate del ciclo. Nel loggiato dipinto, che si apre idealmente sui suoi domini, il principe vescovo vuol dare l'idea che i suoi territori prosperino grazie agli effetti del suo buon governo. Il pittore, il maestro Venceslao, organizza anche per aprile una pittura che soddisfi tali aspettative, con un mese connotato da una sfolgorante primavera, affollato da contadini ben vestiti che in una scenografia verdeggiante assolvono in armonia ai compiti assegnati. Il tutto si svolge in un terreno in parte arato e coltivato, alternato a tratti boscosi e rocciosi. Il colore verde, in tutte le sue sfumature, è il vero protagonista. Sullo sfondo, tra grandi rocce che affiorano dal terreno, domina la tonalità tenera delle foglie appena spuntate sugli alberi e nei cespugli. Quella più scura dei boschi. E quella più chiara dell'erba dei prati. La fitta foresta di abeti offre il rifugio a un orso. Forse un riferimento alla mitologica ninfa Callisto, la favorita di Artemide, trasformata dalla dea della caccia in un orso. Un augurio per l'imminente stagione di caccia alla quale si appresta la nobiltà? Un pellegrino interamente vestito di bianco, con tanto di petaso, bordone e scarsella, si concede una sosta davanti a un villaggio, con le case dai tetti di paglia disposte intorno a una piccola chiesa. L'estrema eleganza della figura vuole forse essere un omaggio al Cristo pellegrino, in una sua evocazione sulle terre del principe vescovo, a definirne la protezione e la fertilità. Nella piazza antistante la chiesa sonnecchia un cane. Simboleggia la fedeltà all'istituzione religiosa. Sotto tali auspici, la campagna non può che risultare fertile e ordinata. I campi sono ben suddivisi e recintati, come gli orti coltivati, da tralicci di salice intrecciato. Anche l'impiego di quest'ultima essenza non esprime solo una protezione tangibile, ma anche una spirituale. La tradizione vuole che Cristo sul Golgota si rialzò aiutandosi con un ramo di salice. Questa cresta rocciosa è occupata da un bosco. Un cane insegue una lepre su un terreno costellato da bianchi prataioli. La scenetta non è posta a caso.
Un antico proverbio popolare recita infatti: chi va a caccia senza cani torna a casa senza lepri. Un modo di dire che spiega quanto sia fondamentale nella vita scegliere sempre gli strumenti giusti in base a quello che si intende fare. Due donne, dai simbolici abiti bianco e rosso, indicanti purezza e passione, annaffiano un orticello sotto gli occhi di un altro contadino che conduce un carro trainato dai buoi. L'allusione alla fertilità insita nella vicenda è confermata dall'altra figura, affaccendata nel trasportare al campo un sacco per la semina. Qui un uomo a cavallo usa un erpice per spezzare le zolle e favorire la semina. Nel corso del Medioevo, il cavallo comincia ad affiancare, se non a prendere il posto, del bue nel lavoro dei campi. Pur non avendo sempre la stessa capacità di tiro di un bue, si dimostra più maneggevole, veloce e resistente. Un contadino, con una tunica gialla, simbolo del cambiamento che sta apportando, sparge i semi contenuti nel sacco che porta a tracolla. Nelle vallate alpine, le varietà primaverili di frumento e farro o altri cereali come la segale e l'orzo venivano seminate subito dopo che l'ultima neve si era sciolta e il terreno si era riscaldato. È necessario per il contadino seminare in breve tempo in modo che l'umidità della neve che si è sciolta permanga nel terreno. Il grano seminato è simbolo della ricchezza che si investe per produrne di nuova. Come nel mese di settembre, due contadini conducono l'aratro, tirato da una coppia di buoi e da una di cavalli. Dall'undicesimo secolo si era diffuso, a partire dal nord della Francia, un innovativo tipo di aratro denominato pesante. Dotato di vomere asimmetrico e avantreno mobile su ruote, necessitava di essere trasportato da buoi o talvolta a cavalli. È sorprendente notare come l'artista si soffermi sui differenti tipi di giogo. Quello a barra, adatto ai buoi, e quello a collare, per i cavalli. Questa non è la sola innovazione che il principe vescovo tiene a evidenziare. Infatti, il solo possedimento di un aratro a ruote dimostrava la differenza sociale tra un contadino povero e uno ricco, e di conseguenza tra un despota crudele e un signore illuminato. In questa immagine non poteva mancare l'idilliaca presenza di giovani aristocratici intenti ai loro svaghi. Sul limitare della scena, due eleganti dame fungono da raccordo tra le scene dei mesi. Si stanno infatti dirigendo verso il festoso corteo, raffigurato nel successivo mese di maggio. Una delle due, con un lembo del suo abito, è in procinto di oltrepassare la sottile colonnina tortile che delimita ciascun mese. Così, una scena prosegue nell'altra senza interruzioni,
com'è ininterrotto il ciclico succedersi delle stagioni e del tempo.